Fiume Tannerz, ciao. Ciao. Ciao ciao. Volevamo avvisarvi che ho comprato un'altra casa e quindi forse nei prossimi due video non ci sarò. No, non è vero, bugia. Dave Palazzinaro. Anche perché se c'ha tutti sti soldi per comprare 1000 case, non mi regala neanche un action figure. O 12 videocamere in HD per fare tutti i punti di ripresa diversi. Che comunque nessuno guarderà. Quei 4 video bellissimi che nessuno guarderà, che poi reposteranno e faranno 1 miliardo di visualizzazioni, esatto, senza darci un centesimo. Esatto. Comunque, cercavamo qualcosa di un po' sfiziosello e leggero di cui parlarvi, perché l'alternativa era parlare della censura negli Stati Uniti e in Giappone, quindi diventava una roba pesantissima. Questa sera vi parleremo di Signora Kikaze? Dei sequel negli anime, ma non quelli belli. Quindi il titolo del video sarà il sequel degli anime, ma non quelli belli. Certo, numero di click 1. Punti esclamativi e 1 sparsi all'interno della frase. Allora sono già frase. Almeno 15 click. Esatto. Sigla! Allora, ragazzi, se voi due siete d'accordo con me, partiamo a cannone con quello più palesemente schifoso di sequel. Quello che potrei arrabbiarmi, perché sai che perfettamente che qui siamo davvero in disaccordo. Però dai una piccola parentesi su cosa intendiamo per allora, sequel. Allora, giusto. Che cosa intendiamo per sequel? Allora, innanzitutto sono sequel di anime, quindi di cartoni animati giapponesi. Sequel perché hanno un arco narrativo diverso dalla prima o dalla seconda stagione, a seconda se è terza. Cioè, la precedente è che siano proprio un tipo di produzione diverso e che sia passato un minimo di tempo dalla prima messa in onda. Per esempio, Love Live Sunshine stagione 1 e stagione 2 non è considerato un sequel la stagione 2 perché l'arco narrativo è il medesimo. È esattamente la seconda stagione di quella produzione. Esatto. Quindi, partiamo a cannone con il più discusso, il più controverso e il più schifoso. Vediamo. Dragon Ball GT. Super. No, GT. GT. Super. Super, no. Disegnato da un bambino di 3 anni senza pollici. Sì, almeno ma Dragon Ball GT manteneva una certa somiglianza con la produzione delle ultime serie di Z, che comunque faceva schifo. Allora, se vogliamo dirla tutta, Dragon Ball GT è disegnato molto meglio di Dragon Ball Z. Però fa cagare il cazzo, è di una noia mortale. È praticamente l'ultimo pezzo dello Z rifatto in chiave spaziale. No, a me non dispiace perché mantiene i canoni normali e cerca di è un revival. E se soprattutto GT, sì, è un revival, sì. Il signor Akira Toriyama decise di dire no, non è vero, Dragon Ball GT non è mai esistito, ci sarà un motivo. Ma scusami, Dragon Ball Super è un torneo, un Tenkaichi che dura 1 miliardo di puntate con dei personaggi che potrebbero potenzialmente distruggere la galassia, ma si limitano a prendersi a pugni. Guarda che anche a me fa cagare Dragon Ball Superman. Dragon Ball Superman. Dragon Ball Batman di Superman. Anche a me fa cagare Dragon Ball Super, ma Dragon Ball GT 10 volte di più. Dragon Ball GT è una cozzaglia di idee tutte già viste, a iniziare da Goku piccolo, no? Buttate dentro una storia. Dai, almeno quella... il primo arco narrativo di Dragon Ball GT, secondo me, è superiore sotto il primo. Primo, cioè il peggio, cioè dove vanno in giro a cazzo per gli eventi. Cioè, è carino, perché quando riprende l'idea, è nostalgico, riprende l'idea della ricerca delle sfere. Sì. Quando e soprattutto trovano... hai una sensazione di pericolo. Dove hai Trunks che può diventare aspetta. Super Saiyan, ma che in realtà non fa mai un cazzo. No, aspetta, glielo dico. Non ci ricordi, perché hai perduto. Io la sensazione di pericolo è quella che avvertono nella grotta con i 3 tizi del pianeta laboratorio che ballano la musichina quando fa del parapara con l'armatura a forma di cassa. Dio, che pericolo, sai che non ho dormito per 3 settimane. Erano coreografie difficili. No, io non sono d'accordo. Però secondo loro Dragon Ball GT è il sequel peggio riuscito di Dragon Ball. Se tra Dragon Ball Super e Dragon Ball GT avete un peggiore sequel, non diteci tutti e due perché lo sappiamo già, scrivetecelo qua sotto. Team Dragon Ball Super, fatevi sentire. Cioè, Dragon Ball Super è assolutamente la super merda di Dragon Ball. No. Però... poi avevamo pensato anche... sì, qua tocchiamo un mostro sacro. Questo è bello perché apriamo il discorso. Qua tocchiamo un mostro sacro. Ken il guerriero. Già, Okuto no Ken. Okuto no Ken, che dir si voglia. L'arco narrativo in questione, che secondo me non è assolutamente da mettere dentro in questo video, è l'arco narrativo dell'Isola dei Demoni. Quello dove come villain c'è il mastodontico Kaio, fratello di Raul, o Rao, come dicono in originali giapponesi. Secondo il signor Dave è
Ma ce lo dice direttamente lui. Ne parlavo, anche il signor Akikaze è in parte d'accordo con me, sì, per un motivo più che valido, peraltro. Tutto il video, l'idea del video dei sequel mal riusciti degli, nasce proprio da l'Isola dei Demoni. Il punto è che è superiore da un punto di vista tecnico praticamente in tutto al Kenshiro originale. Ha molti più soldi, è molto più curato nei disegni, il disegno si è evoluto, sono molto più belli, chiaroscuri, è tutto più bello. Eppure cazzo, quando io penso a Kenshiro disegnato malissimo, che sembra Stallone sotto steroidi, che picchia gente cicciona perché non riesce a trovargli i punti di pressione. Non mi viene mai in mente il Freddie Mercury. Ah, sì. Ha pochissimo fascino, non mi rimane in testa per nulla. Eppure, quando è arrivato, per quanto fossi piccolino, hai pamanetta quando l'hai, arrivato, c'era, cioè, minchia, ma che disegni ha? Rivedevi Kenshiro, cioè, I disegni dei film, il Dominatore del Mondo, tutta la serie dei nuovi Kenshiro, la riedizione che hanno fatto in Blu-ray e alcuni al cinema, hanno un disegno che è estremamente simile a quello del... Ma lo era anche il film di Hokuto no Ken degli anni Ottanta, quello dove lui all'inizio è tutto pieno di terra che gli cadono i palazzi e li spacca, cioè... Il disegno lì, tanta roba. E da quel punto lì non si è più voluto perché non c'è la necessità, è bellissimo, eppure non rimane in testa. Non rimane in testa. Non ha niente. Gli manca un buon villain, perché è comunque una copia imbastardita comunque di Raul. E non c'è pathos, perché come in Dragon Ball Super è tutto troppo grande. Ed è tutto troppo uguale, perché hai tirato fuori l'Hokuto Shinken, che va bene, poi me l'hai spiegato, ma in tutto l'arco narrativo prima non se ne è mai parlato neanche di Striscio, vagamente, verso la fine. Per i comuni mortali sta parlando dell'Hokuto Gemini. Ci eravamo dimenticati di parlarvi di una tecnica ancora più mortale della esatto. scuola di Hokuto. Casualmente ce n'è un'altra, no, che tra l'altro c'è un altro tizio che è uguale a quello là che voleva dominare il mondo, ma questo è ancora più cattivo di quello là. Poi, ma se è ancora più cattivo, perché se ne sta sull'isolotto degli sfigati? Ma infatti è un'altra cosa, perché non pagava le tasse. Quindi era Caraibi. Secondo me non soffriva il mal di mare. Non poteva salire sulla nave. Il prossimo punto è surreale e c'è una cosa bellissima che avremo poi ritrovato in un'altra top 10 che stiamo preparando. Qua addirittura andiamo a scomodare gli anni 60, ragazzi. Però c'è un giro di basso incredibile. Stiamo parlando dell'Uomo Tigre secondo. Che il grosso vantaggio rispetto all'Uomo Tigre primo è che c'aveva un sassolino infilato nella maschera. Cioè, gli anni 60... Perché era ricco, ha fatto i soldi, aveva messo... Io dicevo gli anni 60 della serie dell'Uomo Tigre originale, non quella cacata dell'Uomo Tigre 2 con la macchina che si trasforma in un razzo missile. Allora, parliamo da due punti principali. Sfatiamo subito il mito, l'Uomo Tigre secondo non è Tommy. No. È un bambino a caso, non c'entra assolutamente un cazzo con la prima serie. Anche l'unica roba bella che poteva essere, che no? Che è carino, che raccoglie, no? Io da piccolo seguivo Naoto, cioè io ho conosciuto l'Uomo Tigre esatto, per davvero, mi ha ispirato, no? No, niente, Tommy si vede ad un certo punto, è là con la pelata e la pancetta, non ha fatto niente nella sua vita. Sì, l'Uomo Tigre secondo è un ragazzo alla cazzo di cane che ha deciso di emulare il suo... mito, sì, di quando era bambino. Un po' come Kenshiro, anche se meno eclatante il disegno è migliorato, è sicuramente più moderno rispetto a quello originale. Sì, meno perché oscuro. L'Uomo Tigre 2 è degli anni... 80? Non lo so, potrebbe essere fine 70. No, secondo me già... Beh, però sì, si respirava già un po' gli anni 80. Che fine sì, e nella tamarraggine dell'auto. Anche se meno eclatante il disegno è sicuramente migliorato, anche la quantità di disegni, perché non si vedono più le righe, per quanto pregevoli, se vogliamo... del classico disegno a mano col foglio girato e ripreso in diretta. E dei muscoli quadrati. Se volete una botta di nostalgia, ma di un anime uscito nel 2018, guardatevi Megalobox. Non rimane in testa neanche lui. La maschera... No, non è che non rimane in testa, fa schifo proprio. Ma anche qui, il più grosso problema, ci rendiamo sempre più conto, come per le serie TV o per i film, sono i villain, che sono sempre più importanti. Se... l'Uomo Tigre doveva vedersela con la tana delle tigri e con Mr. X... Uomo Tigre. L'Uomo Tigre secondo con chi se lo doveva vedere? Con l'ACI che non capiva che macchina c'aveva. No, gliela matricolava due volte. Con i carabinieri. Era L'Uomo Tigre secondo era davvero. Perché forse cambiava anche la targa quando si trasformava. Sì, quindi è illegale a monete. Era palesemente un pacchettone per vendere gadget. Parliamola della maschera, scusa. La maschera del primo Uomo Tigre aveva la faccia di tigre col naso lungo, eccetera.
la maschera dell'uomo tigre secondo, oltre ad avere il, la gemma dell'infinito sulla fronte, cazzo, era piatta. Era un disegno un po' più raffinato, cioè mio fratello non è proce, era raffanato. No, era... Scusa! Guarda che poi non facciamo i Big Bone di ma chi se ne frega? No, vabbè, quello è vero. Era più maschera e un po' meno roba fittizia, insomma, ci poteva vagamente stare. Era più stare... simile alla maschera di Tiger Mask. Sì, era più simile alla maschera che poteva indossare. Che c'aveva il peluche, direi, sì, era furry. In realtà sì, se riguarda il disegno era esatto. Molto più simile. E tra l'altro poi hanno avuto anche il coraggio recentemente di fare un altro sequel dell'Uomo Tigre, anche se fosse più remake, no, in realtà no, è un sequel dove gli uomini tigre diventano due, quello buono e quello cattivo, e anche lì tecnicamente io non l'ho visto finire perché mi sono rotto le balle, però tecnicamente è molto bello perché è molto moderno, quindi dà molto l'idea di una roba nuova, i combattimenti sono belli ma manca completamente di carisma, è una roba che la guardi e... E poi nei seguiti nei sequel e i remake dell'Uomo Tigre mancano Antonio Inoki, il gigante Baba. Sì. Il grosso vantaggio del tigre, come parlavamo di... Non vi faccio troppi spoiler perché sarà in un altro video... è che traeva ispirazione da personaggi esistenti. Sì. Antonio Inoki, cioè, il gigante Baba. Credo che in Giappone all'epoca sia stata una roba incredibile, i bambini lo guardavano perché erano gli eroi che già seguivano in televisione. Esatto. Invece, cosa strana, hanno fatto il contrario con l'anime nuovo. Cioè, gli uomini tigre dell'anime poi sono entrati nella Wrestling Federation reale. Nel catch. Perché, catch degli anni, adesso è ancora wrestling. Perché comunque è in flessione. Ha perso un mordente, gli è arrivata la WWE anche da loro. Sì, beh, sono ormai collaborano, quindi non è che... Infatti molti sono scambiati e molti WWE, soprattutto i giapponesi di adesso, combattevano la loro federazione in Giappone. Quindi. Un altro che abbiamo trovato... Grande Funaki e il suo Green Mist. Un altro che abbiamo trovato, ce ne parlerà di Mamma Super Fusetta, perché anche qui non siamo assolutamente d'accordo. Devilman. Crybaby. Devilman Crybaby. Il signor Akikaze ci ha fatto... un video suo personale. A me Devilman Crybaby. Sì, ha fatto quasi 2000 views. Sì, sì. E i soldi dove sono? Io devo pagare l'affitto, tanto la monetizzazione. Sono là. Voi non lo sapete, ma dietro la camera abbiamo la cassa blindata in cui sì. Comunque, Devilman Crybaby. I disegni, ragazzi, fatti da un bambino delle elementari sarebbero stati migliori. Non è vero. Migliori. È dai, pubblico. La gente con le braccia lunghe 4 km, tutte disarticolate, che fa cose. Ma che schifo, siamo nel 2018, santo Dio. Non è una serie omaggio come Megalobox che dici, mamma mia che figo questo bel tratto sporco. Lì fai proprio cagare a disegnare, santo no, cielo. No, non ti piace, è diverso. Però da un punto di vista artistico, è molto particolare e riconoscibilissimo. Cioè, al merito che una serie, dopo una singola puntata, se tu vedi un frame su internet, sai esattamente che stai guardando un frame di Devilman Crybaby. Certo, ma la multipla è comodissima da guidare, fa un sacco di chilometri, ma fa cagare, non la comprerei mai. In più, quel tipo di disegno lì mi permette di essere molto più volgari e espliciti, proprio perché essendo tutto così rarefatto, ti permette di disegnare un affellazio o un intestino che vola fuori senza doverlo ricoprire di nero per censurarlo, perché è tutto su perché conto. Tanto il cielo era già viola, quindi non c'è bisogno di... Comunque, sì, però ragazzi, il discorso però è che purtroppo per un difetto mio personale... Può essere la storia del secolo, ma se il disegno mi fa schifo, riferito agli anime, non ce la faccio. Cioè, non ce la faccio. C'era la serie TV, la serie anime Shiki, bellissima, ma c'era gente con i capelli strani, disegnati bislunghi che neanche le clamp. Io non ce la faccio, santo cielo, a vederli. Non ma ce la non faccio. Non erano bislunghi, erano solo molto strani. Ma porco cane. Alla prossima lascio parlare loro due perché onestamente non mi ha entusiasmato anche la parte iniziale per quanto sì bla 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 bla. Signora Kikaze, ci dica l'ultimo oggetto di questo video. Vi parliamo di un robottone remake, Shin Jigrobo. Perché hanno fatto lo Shin? Effettivamente è un sequel. Perché a un certo punto troviamo anche il vecchio robot. Ed è la parte più epica di tutta la serie nuova. Abbiamo deciso di farlo di alluminio, così rimane più leggero. Esatto. Gigrobot di alluminio.
No, prende un pugno e si accartoccia. No, ma cioè, è brutto. Cioè, i personaggi è fatto sono con le lattine di Ghebisu. Sono degli rincoglioniti, sono tutti rincoglioniti i personaggi. Cioè, il pilota è l'ultimo del bimbo minchia. Cioè, allora, ragazzi, non esiste. Per quanto io possa amare gli anime che mettono delle scene in cui si vedono seni di giovani donne e le mutandine sollevate al vento e le mutandine sollevate al vento dei post bruciatori che se non sul robot. Se non apprezzassi roba del genere non guarderei cose come High School D4D e chi più ne ha più ne metta. Però devono avere un contesto queste cose, non possono essere gratuite così alla cacchio di cane. C'è una scena nella prima o seconda puntata di Shinjig dove sto imbecille che pilota sto robot, che è anche carino da vedere. Che, attenzione, pilota il robot, non diventa la persona. Che stavo pilota, ascoltando. Che pilota il robot, si torna. Si sono resi conto che infilarli dentro dei materiali potenzialmente mortali non è un'idea. No, aspetta, fammi finire. Torna alla base, c'è quella che dovrebbe essere la La tipa moderna, la sì, protagonista femminile. La coprotagonista tipo Miwa, diciamo. Sì, tipo Miwa. Lui ad un certo punto arriva, gli guarda la scollatura, gli tocca le tette, perde sangue dal naso, fa il coglione, saltella in giro, sporca dappertutto di sangue. Cioè, ma perché? È gratuita, è inutile. E sul discorso pilotare il robot, perché? Anche sto pirla c'ha una moto improbabile di un design stranissimo, che per quanto quella di Hiroshi avesse la testa d'aquila era comunque figa, no? Questo qua c'ha una moto improbabile che lui ad un certo punto, siccome hanno finito i soldi per accartocciare tutte le moto dallo strapiombo, quando lui decide di trasformarsi in Jig, schiaccia un bottone sul manubrio, salta da un dirupo e la moto diventa la testa del Jig. Ti hanno messo 30 anni a realizzare che adesso che buttare via una moto ogni episodio potevano trasformarla in qualcos'altro. Cioè, è pessimo. Non è un remake ma un sequel, perché poi nelle ultime puntate compare Hiroshi, tutta la vecchia banda con il vecchio Jig robot d'acciaio. E soprattutto quando compare lui quelle poche puntate diventano molto più belle, perché lui ha un sacco di carisma. Cioè, arriva Hiroshi e in 7 secondi l'anime diventa molto più bello. C'è anche un po' di effetto nonostante ci sia il solito discorso del telone che tiri via dalla vecchia gloria. Sì, ma puoi farlo bene o puoi farlo male. E in una roba così non ti aspetti. Ti aspetti che rendano male anche quello. Tanto c'è Miwa nella serie che lì è vecchia. Sì, è la GILF o solo vecchia? No, c'ha quasi 90 anni. Lì è, ma come sì. Fate ad avere così? Ah, perché abbiate solo il futuro. No, sì, è perché c'è tempo. Il discorso che poi... Sì, no, è una vecchia un po' imbolsita, esatto. Povera Stella. Però lei comunque è rimasto un personaggio tutto sommato discreto, nel senso che comunque non è rincoglionita come gli altri, no? Cioè, la vecchia saggia che vede le cose, guarda anche un po' con sguardo di questi figlioli. Ai miei tempi la gente si trasformava in testa. Esatto. Comunque, ragazzi, per chiudere il discorso, questi sono i 5 sequel di serie anime che a noi, bene o male, hanno fatto un po' fare della materia organica marrone se molle. Se pensate che ci sia dimenticati qualcosa, che non siete d'accordo con noi, o se siete d'accordo con noi, scriveteci qua sotto. Se pensate che c'è qualcosa di peggio di Dragon Ball GT, ad esempio, potete anche farcelo sapere mettendo un like a questo video. O magari condividerlo sui vostri social. Esatto. Se non siete d'accordo con noi, condividetelo sui vostri social. Scrivendo, guardate questi qua cosa fanno, ... esclamativo. Guardate. Se qualcuno vuole fare un video con scritto i Fullmetal Nerds non capiscono un cazzo e ha un milione di follower, che lo faccia pure, così sì, magari sì, arrivano anche da noi a insultarci, a ricoprirci di e dopo like. Questa notizia bomba vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Tanta birra, ciao, prosperità, ciao, ciao. Video games.